L'inaugurazione di questo laboratorio è una giornata di grande festa per noi, per tutto il personale della scuola, per il territorio. È un giorno di festa perché un laboratorio nuovo significa continuità nella tradizione, è un laboratorio innovativo che darà le competenze, ancora rafforzandole, ai nostri studenti, figli di questa terra, che potranno poi farsi valere sia qui che se vorranno poi andare a trovare opportunità di lavoro che sono importanti per questo tipo di scuola. Questo tipo di scuola, dai risultati che ci dà lo stesso Ministero dell'Istruzione, dà grandi possibilità di impiego, e quindi è una scuola che va rilanciata, in cui si deve credere, è una scuola di eccellenza con personale di eccellenza che forma vere professionalità. Un momento importante per la scuola di Locri, per la scuola della sezione di Siderno, per l'istituto di Apersefone, ma soprattutto per il territorio, perché i ragazzi hanno la possibilità di sperimentare nuove forme di didattica anche con l'ausilio delle tecnologie, hanno la possibilità di lavorare in ambienti idonei in laboratori che sono coerenti, laboratori di indirizzo per questo istituto, è un laboratorio all'altezza della scuola, dove grandi sono le professionalità e avevano necessità di implementare anche l'assetto laboratoriale della scuola. Oggi ci troviamo in questo laboratorio nuovo, oggi inauguriamo questo laboratorio. Se ci accorgiamo, laboratorio di nuova generazione, grazie a un PON che abbiamo potuto sviluppare di circa 80-90 mila euro, adesso non ricordo bene, e quindi abbiamo realizzato questo laboratorio. Laboratorio molto importante per quanto riguarda i risultati che l'alberghiero si prefigge di raggiungere, in quanto possiamo ampliare le nostre conoscenze rivolte ai ragazzi per lo studio che devono fare. Ripeto, laboratorio per gli allievi soprattutto, ma anche per noi stessi, per il personale, perché è qualcosa che ci aiuta a poter svolgere dei corsi. Noi in effetti a gennaio ospiteremo il concorso regionale, perché in cronaca sappiamo che il concorso regionale ogni 4 anni gironzola per tutta la Calabria, e quindi ci spetta a noi quest'anno, e noi l'abbiamo accettato ben volentieri, in quanto abbiamo le carte in regola per poterle ospitare. Una gara, quella di gennaio, regionale, che potrà avere riscontri con tutti gli alberghieri della Calabria, perché è un concorso dove coinvolge i ragazzi di terza, quarta e quinta. Dopodiché il vincitore di questo concorso parteciperà agli internazionali di Rimini che si svolgeranno in febbraio. Abbiamo inaugurato un laboratorio a induzione, un laboratorio che è unico nel suo genere, perché fa un lavoro diverso, non funziona a gas ma funziona a corrente, e fortunatamente siamo riusciti a realizzarlo avendo un altro laboratorio anche nella sede di Siderno, avendo un pochettino di problemi con le prime e le seconde che si trovano ancora, non si trovano con noi, ma sono in una sede diversa, cioè nella sede che era Locri, che era la sua sede centrale, ma per una serie di condizioni adesso siamo un po' divisi, e finché non avremo un istituto nuovo ci troviamo nella sede di Siderno. E siamo riusciti a realizzare questo laboratorio in modo che le classi di prima e le seconde possano venire anche a Siderno a fare esercitazione pratica e a far vedere a tutti i ragazzi che quarta e quinta è un laboratorio di una funzionalità diversa dal solito. Una funzionalità che oggi come oggi si trova in tutti gli alberghi, che gli alberghi dell'ultima generazione, che ormai si va tutto sulla corrente elettrica.